Cerco persone che conoscano il libro Satanistan. Bob James 97. Domenica 17 dicembre, ore 18:54. Ciao a tutti, se siete capitati per caso a leggere quello che ho scritto, sarà sicuramente perché sarete stati incuriositi dal titolo del mio post. Ovvio, come avrete già intuito, sto cercando persone che sono a conoscenza oppure hanno letto un certo libro intitolato Satanistan. Ecco, se sapete qualcosa al riguardo, vi prego, scrivetemelo qua sotto. CJ Dreams, lunedì 18 dicembre, ore 14:32. Ciao Bob James 97, io conosco il libro che hai menzionato. Ricordo che al liceo un tipo abbastanza inquietante della mia classe l'ha portato a scuola per un intero mese. Per ora l'unica cosa che so è che la trama ha qualcosa di contorto, anche se riconducibile al genere thriller horror. Spero di esserti stato utile, se scopri qualcos'altro fammelo sapere. Bob James 97, lunedì 18 dicembre, ore 19:03. Oddio, grazie infinite, CJ Dream, anche solo per aver confermato l'esistenza di quel dannato libro. Sai, su internet non si trova nulla al riguardo e la cosa risulta abbastanza strana. Comunque, io l'avevo trovato un giorno in biblioteca, più o meno 6 anni fa. Ne parlo solo ora perché sono rimasto traumatizzato da quello che ho letto in quelle pagine. Grazie ancora! CJ Dreams, giovedì 21 dicembre, ore 9:41. Sono contento di esserti stato utile, più o meno. Per ora ho provato a chiedere in giro, ma nessuno conosce quel libro. Sono anche andato in biblioteca, ma mi hanno detto che secondo loro ho sbagliato titolo. I bibliotecari mi sono sembrati spaventati, probabilmente per il titolo del libro. Vabbè dai, spero che troverai altre notizie a riguardo. Se mi dovesse capitare sott'occhio qualche cosa di interessante te lo faccio sapere. Ciao! Satanist Anna Fanpage. Sabato 6 gennaio, ore 23:45. Salve, io sono la creatrice di una fanpage sul libro in questione. Ora le dico tutto quello che so. Satanist Anna è un libro che si crede sia molto antico e si pensa che sia stato scritto da un prete. Per ora la trama non si sa. Il fatto che lei l'abbia letto è molto strano. Esperti dicono che ne siano state create e distribuite 100 copie in tutto il mondo, nel periodo tra il 1897 fin verso la fine del 1946. Le copie che erano ancora in circolazione sono state tutte ritirate dalla Chiesa e si pensa che il Papa dell'epoca le abbia benedette. Ora ci sarebbero altre cose che so, ma le principali sono queste. So di scriverle in ritardo, ma penso lo stesso che il mio materiale le sarà molto utile. Arrivederci. Bob James 97. Domenica 7 gennaio, ore 18:11. Satanist Anna Fanpage, non sai quanto ti ringrazio. Dammi del tu, ti prego. Le informazioni che mi hai fornito mi sono state utilissime, tant'è che posso ricollegare alcuni fatti che lessi in passato ad alcune cose che hai scritto, come il numero di copia, mi pare fosse 33esima datata del 1919, oppure il fatto che sia stato scritto da un prete, lo riconduco facilmente alla nota scritta a margine dell'indice all'inizio del libro, proprietà di Don Gioacchino. Non so dirti altro, a parte ringraziarti. XX Dylan XX Martedì 24 gennaio, ore 15:29. Caspita, questa storia è molto intrigante. Comunque, penso di aver letto anche io quel libro perché ricordo alcuni frammenti di trama. Bob James 97, se vuoi te li dico. Bob James 97. Martedì 24 gennaio, ore 19:47. XX Dylan XX. Caspita, me li potevi scrivere anche prima. Non sto nella pelle. Il mio cervello ha eliminato in automatico molti ricordi riguardo quel libro. Quindi perché non mi rispolveri un po' la memoria? XX Dylan XX. Martedì 24 gennaio, ore 23:14. Calmati, fratello. Non te li ho scritti prima perché pensavo di romperti le scatole. Comunque, quello che so è che il libro è stato scritto da un prete che ha documentato l'esorcismo di una certa Anna. Beh, quello che so è questo. Satanist Anna Fanpage. Giovedì 26 gennaio, ore 15:25.
XX Dylan XX. Ti correggo. Da quello che mi risulta, il libro è stato scritto da un prete, sì. Ma scrive di aver cercato di convertire Anna al satanismo. Comunque, spero che tu abbia capito. Non ci resta che aspettare il parere di Bob James 97. Bob James 97. Giovedì 26 gennaio, ore 20 e 19. Grazie mille ad entrambi, XX Dylan XX e Satanist Anna Fanpage, per la trama del libro. Ora che ci penso attentamente, qualcosa riguardante una tentata conversione mi viene in mente, ma non mi ricordo poi che cosa lessi all'epoca. Spero che a qualcun altro venga in mente. Tilly 24. Venerdì 16 marzo, ore 3:33. Buongiorno, scrivo ora perché sono convinta di essere perseguitata da uno spirito. Io ed una mia amica ad Halloween dell'anno scorso abbiamo provato a usare la tavola Ouija, ma con scarsi risultati. Abbiamo dialogato con un presunto spirito che diceva di chiamarsi Bonifacio e poi gli abbiamo chiesto com'era morto e lui ha detto di essere stato giustiziato per aver tentato di convertire e ucciso una ragazzina di nome Anna. Da circa un mese in casa mia accadono cose strane, come piatti che cadono da soli durante la notte e la croce appesa in salotto alla mattina la trovo girata al contrario. Aiutatemi, vi prego. Ho paura. Satanist Anna Fanpage. Sabato 17 marzo, ore 15:12. Quello che dici è molto strano. Da quel che mi risulta, se l'entità che ti perseguita fa come hai scritto, è riconducibile ad un demone. Riguardo il nome, Bonifacio, non mi ricorda nulla. Se non che è molto strano che abbia specificato gli atti che ha commesso. Spero di esserti stata utile. L'unica cosa che posso consigliarti per ora è chiamare un prete che ti benedica la casa. Bob James 97. Sabato 17 marzo, ore 19:21. Oh, caspita! È inquietantissimo ciò che hai detto, Tilly 24. Anch'io ti consiglierei di far benedire la casa, e comunque potrebbe essere che Bonifacio sia il prete che ha scritto Satanistanna. CJ Dreams. Lunedì 19 marzo, ore 22:50. Raga, scusate se non rispondo da molto tempo, ma la scuola mi teneva impegnato. Qualche settimana fa sono andato a casa di mio nonno e ho trovato un libro con l'elenco di tutti i preti, vescovi e arcivescovi sconsacrati dal 1897 al 1946. Leggendo altri post ho notato che le date sono le stesse degli anni di distribuzione del libro Satanistanna. Come se non bastasse, udite udite, il libro che possedeva mio nonno l'ha scritto per circa 5 anni, 1897 e 1902, un certo vescovo Bonifacio. Il suo nome poi compare su internet se andate a cercare tutti i detenuti giustiziati in America tra il 1900 e il 1910. Quindi, a parer mio, mistero risolto. Il libro Satanistanna l'ha scritto vescovo Bonifacio prima di essere giustiziato nel 1906. Bob James 97, martedì 20 marzo, ore 17:53. Oh mio Dio, CJ Dream. Non sai quanto ti ringrazio. Hai trovato il tassello mancante del puzzle. Ok, quindi direi di chiudere qui la conversazione. Satanist Anna Fanpage. Martedì 20 marzo, ore 21:38. Certo, lo aggiungerò alla mia pagina web. Grazie per aver aperto una discussione su questo famigerato libro. Real Dead Woman. Domenica 1 luglio, ore 3:32. Satanist Anna. Deposizione della polizia dello Yorkshire. Martedì 3 luglio. Questo è quello che la polizia ha sequestrato dai computer di CJ Dream, Bob James 97, Satanist Anna Fanpage, XX Dylan XX, Tilly 24 e Real Dead Woman. Pare che tutti e cinque i ragazzi, a parte Real Dead Woman, abbiano cominciato a comportarsi in modo alquanto bizzarro ed inquietante durante la notte del 1 luglio.
Sono dunque ora rinchiusi in una struttura psichiatrica in attesa di accertamenti medici. L'unica che per ora non ha mostrato segni di pazzia è la proprietaria del profilo Real Dead Woman. La ragazza afferma però di essere entrata in contatto con la Anna di cui si parla nel blog. Sono in corso degli accertamenti anche su di lei. Per ora le indagini sui sintomi di questa strana pazzia stanno procedendo come previsto. Venerdì 13 luglio. Nella giornata di mercoledì 11 luglio si è consumato un pluriomicidio nella casa di Bob James 97. Il ragazzo era stato rilasciato dalla struttura psichiatrica dopo circa 3 giorni dal ricovero perché non mostrava più segni di pazzia. Ora è di nuovo sotto custodia dell'ospedale. I corpi che sono stati rinvenuti nella sua abitazione sono quelli dei suoi genitori, Rosemary e Aaron Brown, e di sua sorella minore, Ellen Brown. Non è ancora chiaro il movente di questo pluriomicidio. James Brown, proprietario dell'account Bob James 97, ha mostrato segni di cannibalismo, mangiando parte degli organi di ciascuno dei suoi familiari. Domenica 15 luglio. Nella notte di sabato 14 luglio, CJ Johnson, proprietario del profilo CJ Dream, ha ucciso Edward Johnson, suo nonno, a martellate. Non è chiaro il movente dell'omicidio. Ha inoltre mostrato segni del disturbo della personalità multipla. È di nuovo ricoverato nell'ospedale psichiatrico. Martedì 17 luglio. Questa mattina è stato trovato il corpo di Abby Rodriguez, online Satanist Anna fanpage. Si è impiccata durante la notte con un foulard a casa sua. I genitori della 17enne affermano che dopo l'uscita dal centro psichiatrico Abby non era più la stessa. Si comportava in modo bizzarro, quella non era mia figlia, ha confidato la madre ad una nostra agente. Giovedì 19 luglio, Dylan Cortez, su internet xxdylanxx, è morto la notte scorsa, mercoledì 18 luglio, per arresto cardiaco dopo aver ucciso il suo coinquilino Elberic Jones. Il movente non è chiaro. Sabato 21 luglio. Tilly Allen, Tilly 24, è stata arrestata dopo aver ucciso il suo ragazzo Bart Flores e sua sorella Anita Flores. La famiglia è sconvolta. Tilly, 24enne, ora è sotto custodia dell'ospedale psichiatrico per aver cominciato a comportarsi come l'anticristo. Lunedì 23 luglio, Aki Takahashi, ragazza giapponese proprietaria del profilo Real Dead Woman, ora è sotto processo per aver diffuso la copia online e tradotta in 15 lingue del libro Satanist Anna. Ha inoltre affermato di essere diventata cannibale dopo averlo letto. Stranamente, lei è l'unica a non aver subito alterazioni della personalità o scatti d'ira. Il processo avverrà in tribunale il 24 settembre di quest'anno. Come ultimo, le indagini ci hanno fatto notare che i ragazzi ricoverati in psichiatria non fanno altro che ripetere un verso tratto appunto dal libro Satanist Anna. Anche gli altri deceduti prima di morire hanno scritto sul loro corpo questo verso. Qui di seguito c'è l'ambito scritto. Quando lei mi guardò con quegli occhi assatanati, non potei fare altro che schiaffeggiarla. Le girai la faccia e lei cadde a terra sbattendo la testa contro il comodino. In veste di prete non potrei fare altro che ucciderla perché era entrata in un coma profondo. Presi un coltello e glielo piantai nel cuore. Ho sempre seguito Satana. È lui che mi ha detto di ucciderla. Per non far destare sospetti alle suore del convento, misi il corpo della mia adorata Anna nelle cucine, lo affettai, dopodiché ne feci una zuppa che la sera stessa tutti mangiarono. Oh, Anna, la tua carne
era così perfetta, proprio come te. Deposizione della polizia dello Yorkshire, Inghilterra.